Siamo dati Gesù e Maria, sempre siamo fratelli e sorelle carissimi, celebriamo oggi la terza domenica di Quaresima e questa è la Santa Messa Prefestiva per noi e anche però il terzo giorno di Triduo in onore di San Giuseppe in preparazione alla sua festa che sarà per calendario domani, poi addirittura la festa liturgica, come ho scritto nel bollettino, si festeggerà pienamente lunedì perché essendo domenica di Quaresima, nonostante che San Giuseppe sia il nostro patrono, quindi deve essere festeggiato con tutti gli onori possibili, però la domenica di Quaresima prevale anche sulla festa del terzo patrono. Ho scritto nel bollettino, questo ci fa capire quanto è importante quindi questo tempo liturgico che è appunto la Quaresima, che quindi la Chiesa vuole proprio che sia celebrato degnamente e ben compreso da ciascuno di noi. Quindi la riflessione che farò sia nella messa di oggi che in quella di domani è duplice. Ecco, primo, un aspetto delle letture, e secondo, come vedremo, la virtù di San Giuseppe che è inerente a quell'aspetto che stiamo meditando. Allora, le letture di oggi sono accomunate da un filo, se ci avete fatto caso. Si parla di acqua nella prima lettura, Mosè fa sgorgare miracolosamente l'acqua al popolo che brontolava nel deserto e Gesù nel Vangelo parla di un'acqua viva che lui stesso avrebbe dato e che zampilla per la vita eterna. Che cos'è quest'acqua? Ecco, basta che noi pensiamo a quello che facciamo quando entriamo in chiesa. Cos'è che ogni buon cattolico deve fare quando entra in chiesa? Deve fare il segno della croce, possibilmente però mettendo la manina dentro l'acqua santa. Ecco, e poi, altra cosa molto importante, deve salutare subito il padrone di casa, quindi recarsi dove si vede Gesù, fare una bella genuflessione e salutare il padrone di casa, questa è casa sua, quando entriamo in casa di qualcuno dobbiamo salutarlo, no? Perché si fa il segno con l'acqua santa? Perché ci ricorda il nostro battesimo che si attinge, che si fa con l'acqua, no? Allora, cosa vuol dire quando Gesù dice ti darò un'acqua che zampilla per la vita eterna? Cosa succede quando veniamo battezzati? Ci vengono rimessi i peccati e riceviamo la grazia santificante. Quindi il senso di queste letture è attenzione a che serve tutto il cammino quaresimale che stiamo facendo, che cosa ci insegna Santa Madre Chiesa, che cosa bisogna fare bene prima di Pasqua. Due cose bisogna fare per Pasqua, Il cosiddetto precetto pasquale, fare una bella confessione in modo tale che almeno il giorno di Pasqua si possa fare una bella comunione. Cioè, la confessione a che serve? Serve a che siano rimessi i nostri peccati, e la comunione, che può essere ricevuta solo dopo che ci siamo confessati, fa crescere la grazia di Dio che abbiamo recuperato. Cioè quegli effetti che il battesimo realizza in un solo sacramento, la remissione dei peccati, la comunione della grazia, noi li viviamo attraverso i sacramenti che si possono ripetere. E siccome a volte può capitare che siamo un pochino distratti, Santa Madre Chiesa ci ricorda, almeno a Pasqua, figlio mio, cerca di fare bene queste due cose, in modo tale ti fai una bella confessione e ti fai una bella comunione. Questo è nascosto dietro la simbologia dell'acqua. Ora però oggi fermiamo la nostra attenzione sull'episodio della prima lettura. Riprendiamo un attimo perché poi vedremo come San Giuseppe, a differenza del popolo di Israele, si è comportato molto bene dinanzi al Signore. Che era successo? Gli israeliti stavano nel deserto, ci troviamo durante il tempo dell'Esodo. Dopo 500 anni di schiavitù, miracolosamente, il Signore suscita Mosè, penso che vi ricordiate queste cose, le 10 piaghe d'Egitto, alla fine muoiono tutti i primogeniti del faraone, dice nate nel faraone, non lo voglio neanche più vedere, escono 600.000 ebrei, si apre il Mar Rosso, tutto quanto quello che sappiamo, e cominciano a peregrinare nel deserto in attesa di arrivare nella terra promessa, che è il luogo di cui gli ebrei si trovano, la Palestina. Poi capite che nel deserto c'è qualche piccolo problema, insomma, perché nel deserto si soffre la sete, si soffre la fame. E qui a un certo punto, ecco l'episodio di oggi, riprendo la prima lettura, 5 giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Che cosa fa? Il popolo mormorò contro Mosè e disse, perché ci fate uscire dal paese dell'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Al che Mosè si rivolge al nostro Signore, siete che erano un po' arrabbiati, e gli volevano menare. Dice, che farò io con questo popolo? Dice Mosè, ancora un po' che mi lamineranno. Cioè, si vede che stavano un bel po' arrabbiati. Non è che stavano a fare la lamentela, sai, Mosè, c'è sta l'acqua, vedi un po',
come dice una buona parola, dove stavano? Non posso dire adesso sull'altare, stavano arrabbiati lì, stavano uscendo, capito? Stavano arrabbiati. E allora Dio dice, passa davanti al popolo, prendi sto bastone e fai uscire l'acqua. Allora, dell'acqua abbiamo già parlato. Qual è però il punto di riflessione di questa lettura? Ecco, adesso oggi vi dico una cosa. Ecco, voi sapete che esistono due malattie terribili, infettive, contagiose. Sapete come si chiamano? Una si chiama la brontolosi, la conoscete? La brontolosi è la sindrome del nano brontolo, quelli che stanno sempre a lamentarsi, cominciano, capito? Cominciano dalla mattina fino alla sera, tutto storto, non hanno nient'altro da dire che fare. Voi sapete che alla fine del rosario si dicono le litanie della Madonna, no? Santa Maria, prega per noi, invece cominciano a fare, invece a fare la gamba, quello è un delinquente, quello è un disgraziato, quello mi ha trattato male, c'hanno la lista di tutte quante le cose che non funzionano la mattina alla sera. Capite? Si chiama questa malattia la brontolosi, oppure c'è un'altra variante che si chiama la lamentosi, che si sta sempre a lamentare. È una brutta malattia, ma questa malattia, capite figlioli miei cari, offende il nostro Signore, offende. Perché? Voi sapete cosa dicevano le nostre nonne? Qui ho già conosciuto un po' di sante donne qua a Sermoneta, nonnine over 80-85, perché poi noi che stiamo under ci abbiamo molto da imparare dalla fede di queste sante nonne. Sai che cosa? Sapete cosa dicevo? Dice anche mia nonna. Lo conoscete il proverbio che dice non si muove foglia che Dio non voglia. Quindi se tu tutta la mattina non stai a fare nient'altro che a lamentarti, a brontolare, alzi verso il nostro Signore un grido di questo genere. Tutto quello che tu hai permesso nella mia vita non ne va bene una, capito? Quindi cambia mestiere. Perché mi devo mettere io al posto tuo e fare Dio, e tu devi fare quello che ti dico io. Noi non ci pensiamo a queste cose come è così, capito? Quindi, altro che obbedienza a Dio, altro che abbandono a Dio, capite? Quindi questa è una cosa che si fa con l'accettata, però come finisce la lettura? Quindi, Mosè gli dà l'acqua, però poi si nota, si chiamò quel luogo Massa e Meriba. Massa e Meriba in ebraico significa prova e contestazione. A causa della protesta degli israeliti hanno protestato, e perché misero alla prova il Signore, vedete, protesta e prova, dicendo il Signore in mezzo a noi sì o no, ci abbiamo detto Dio, senti un po', o tu ci dai l'acqua, battendo bene i pugni, che volevano menare Mosè, oppure poi non fa manco un passo avanti. Domanda, se può fare una cosa del genere secondo me davanti a Dio? Cioè, se tu fossi Dio, che penseresti di una povera creatura? Voi pensate, no? Guardate che bello, prima ci sono questi raggi di sole che entrano in chiesa. Voi ci avete mai pensato di ringraziare il Signore per il sole che splende? Guardate che la scrittura l'ha fatto lui, Non date retta agli scienziati tutte le cose che dicono, le cose, le autoevoluzioni, l'universo ha fatto la sua, no, l'ha fatto lui, capite? Cioè avete mai detto, nostro Signore mio, che bel sole oggi, non soltanto dire quanto sto bene, che è una bella giornata, ma è una bella giornata perché lui ha fatto il sole e ha disposto i ritmi del mondo. Guardate bene, può essere che il nostro Signore Gesù Cristo deve stasse dalla mattina alla sera anche da noi soltanto a piassare la montagna della lamentele e dice, oh Dio, non ho fatto una vita per i miei figli miei, con tutto l'amore che c'è per lui. Andiamo avanti al crocifisso, ma gli ha detto grazie Signore, stiamo abilitando in Quaresima Gesù che ha sofferto per noi, che ti sei fatto uomo, che ha sofferto la pena dell'inferno per risparmiarmi da me l'inferno. Gliel'abbiamo mai detto a Gesù, grazie, bella cosa, anziché stasse sempre a lamentare. Ecco, il contrario della lamentosi, della brontolosi, e poi c'è pure la protestosi qui, attenzione a queste tre malattie, ricordate quelli che protestano. Sciolo, d'accordo. Ecco, il contrario di questo è l'ubbidienza. L'ubbidienza è l'abbandono in Dio. Ora, San Giuseppe è stato un grandissimo esempio di obbedienza e di abbandono in Dio. Adesso sentiremo appunto un breve pensiero su San Giuseppe, modello perfetto di obbedienza, usando un testo del Beato Bartolongo. Il Beato Bartolongo, per chi non lo sapesse, è il fondatore del santuario di Pompei, era un avvocato, un grande peccatore poi convertito, e che promosse proprio l'erezione del santuario di Pompei, dove andremo se Dio vuole
a maggio siamo venuti in Italia a partecipare a questo splendido pellegrinaggio. Lui scrisse un libretto devoto dove per ogni giorno del mese di marzo, sapete che il mese di marzo è dedicato a San Giuseppe, c'è una meditazione sulla figura del santo. E questa sera, proprio per prendere un po' di fiato con queste lamentele, vedremo come San Giuseppe è il modello perfetto di obbedienza. Quindi cedo la parola a Beato Bartolomeo. Adesso abbiamo bene le orecchie perché non parla un povero peccatore come Don Leonardo, parla un beato, quindi dobbiamo sentire bene quello che ci dice a proposito del nostro patrono. E poi concluderemo. Prima che nascesse Gesù, Giuseppe e Maria vivevano poveramente, ma in pace nelle loro dimora, col frutto prezioso del lavoro delle loro mani. Ma appena possedettero Gesù e lo offrirono a Dio per noi, non vi fu più riposo per essi. In tutto ciò che si riferisce a Gesù, entra la croce, entrano le contraddizioni che l'accompagneranno. Vi ricordate? Passano pochi giorni dalla nascita di Gesù e che succede? L'angelo del Signore appare in sogno a Giuseppe e gli dice: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Vi ricordate questo episodio, no? Poi ci sarebbe stata la strage degli innocenti, la Sacra Famiglia è dovuta scappare di corsa in Egitto. Nuovo esercizio per la fede di San Giuseppe: il suo figlio, il figlio dell'Altissimo, è cercato a morte, bisogna pensare a salvarlo, come si farebbe con un fanciullo qualsiasi. Soltanto con la fuga Dio può sottrarlo alla crudeltà di Erode? Non è forse tra le sue mani il cuore di quel perfido re? E per quale ragione un fanciullo come Gesù, per cui il cielo dovrebbe fare i più grandi miracoli, dovrà essere soggetto ai pericoli e agli inconvenienti di una fuga precipitosa in terra straniera? Da poco una splendidissima stella condusse i magi ad adorare un presepe. Il cielo ha dunque reso vano il segreto della nascita di lui e del mistero della sua divinità per esporre lo stesso uomo, Dio, alle persecuzioni di un tiranno geloso? Voi capite che pare naturale che questi ed altri pensieri dovessero presentarsi a San Giuseppe. Ma come ha reagito San Giuseppe? Ha cominciato a lamentarsi, a dire: ecco, mo ci tocca partire in Egitto, ecco, mo mi tocca lasciare la porta. Mo chi lo sa che succede là, troviamo posto, ci cacciano, non li potevamo fare, è normale che facesse così, no? Ha fatto così San Giuseppe? No. San Giuseppe adora le divine disposizioni e nel silenzio ubbidisce. L'angelo gli dice: parti e vatti in Egitto, le prende Maria e Giuseppe e se parte. Silenzio, tranquillo. Dio ha permesso questo e dovevo pensare, ma questo è il figlio di Dio, può mandargli un bel fulmine, Erode l'ammazza, giusto? No, non ha pensato tutte queste cose. Dove andrà? In Egitto, un paese sconosciuto. Come trovarvi da vivere? Giuseppe è povero e per vivere non ha che il proprio lavoro. Troverà ad occuparsi come devolmente in terra idolatra, dove gli ebrei, adoratori del vero Dio, tra l'altro, sono detestati dal popolo. Sarà un esilio. E quanto durerà questo esilio? Oh, quanto sarebbe dovuto stare in Egitto? San Giuseppe non sapeva. L'angelo non lo dice, lo lascia una incertezza. Quale prova un padre come Giuseppe e il padre di un figlio come Gesù? Sapete quanto sarebbero rimasti in Egitto? 7 anni, secondo la tradizione. Mica una settimana, tanto. Imitiamo la volontà obbedienza di San Giuseppe. Se Giuseppe non avesse avuto la più grande confidenza nelle paterne sollecitudini della divina provvidenza, si sarebbe in questa occasione turbato e lamentato non poco. Ma non ebbe né per sé né per suo figlio la minima inquietudine, né il minimo turbamento, né la minima lamentela. Se il suo cuore soffrì per paterna tenerezza, non fu però smossa la sua virtù. Obbedì senza ritardo, partì con Maria in quella medesima notte, portando Gesù tra le braccia. Ecco il modello perfetto dell'obbedienza a Dio. San Giuseppe si sottomise a tutti, sottomesso al principe che lo chiamava Betlemme. Ricordate, Cesare Augusto che fece il censimento, Gesù è nato a Betlemme perché San Giuseppe è partito da Nazareth ed è andato a registrarsi come tutti nella città sua natale. Egli obbedisce nonostante la pena di vedere Maria stanca, sottomesso all'angelo che lo invia in Egitto, egli obbedisce malgrado la perdita del suo lavoro, la perdita, gli stenti del viaggio, la durezza dell'esilio. Lui diceva così: Dio lo vuole e quindi si faccia la sua volontà. Gli ordini che noi riceviamo non hanno mai i penosi risultati che ebbero per San Giuseppe, ma sul suo esempio impariamo tutti a dire: la volontà di Dio mi incomoda, mi lega in crescimento e noia, fa niente, Dio lo vuole, facciamo sempre la sua volontà. Vi assicuro che facendo così, si guadagna, oltre che guadagnare molti più meriti, si campa molto, molto, molto meglio.
perché abbandonati nelle mani di Dio non si incontra mai nessun tipo di delusione. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.